Ha rischiato pesantemente di non essere disputato quest'anno il trofeo La Iguaglia, prima per problemi economici, poi per i movimenti franosi che nelle scorse settimane hanno rigettato la Liguria nell'incubo, ma alla fine una delle classiche per eccellenza del calendario italiano del ciclismo è stata salvata, è l'edizione numero 51 del La Iguaglia. Un saluto da Francesco Pancani ed è con grandissimo piacere che do il benvenuto nella squadra di Rai Sport a Stefano Garzelli. Quanto è stato difficile, Stefano, anche mentalmente, scendere dalla bici? Buonasera a tutti, è stato complicato senza dubbio, perché dopo 17 anni da corridore è stata tutta la mia vita, però questo ormai è passato e una nuova avventura con voi della Rai. Spero di poter fare il mio meglio e di collaborare un po' anche con i telespettatori, dare un po' la mia esperienza, insegnarla loro. Un percorso, debuttiamo insieme con questo trofeo La Iguaglia, un percorso che necessariamente è stato cambiato, è stato variato proprio perché uno dei movimenti franosi ha interessato anche il finale del percorso originario della Iguaglia, vale a dire quello che prevedeva il passaggio da Capomele. Rapidamente, cosa cambia con questo cambio di percorso? Cambia fondamentalmente il finale. L'anno scorso, negli ultimi due anni, c'era l'ultimo strappo del Capomele che poteva selezionare la corsa proprio a ridosso dell'arrivo. Rivedendo adesso anche nella grafica con il nuovo percorso e sotto il vecchio percorso. Esatto, ora con la cima Paravenna posta a 31 km dall'arrivo la corsa cambia sostanzialmente, però come potrebbe arrivare un gruppetto in volata o dei fuggitivi? Possiamo dire che questo è un tracciato meno difficile o comunque sulla carta almeno meno selettivo? Forse meno selettivo, ma nel suo tempo credo è più complicato da gestire per le squadre. Gli anni addietro si sapeva che il finale era molto complicato, quindi le squadre potevano fare corsa dura. Ora possono arrivare o la fuga o potrebbe arrivare un gruppetto, quindi una squadra con un corridore abbastanza veloce potrebbe tenere la corsa. Queste sono le immagini registrate stamani ovviamente prima della partenza, le classiche operazioni al foglio firma. Questa è la Cannondale, il trofeo La Iguaglia vale anche come seconda prova del campionato italiano, meglio della Coppa Italia, dopo che il debutto c'era stato a Donoratico con il trionfo vero e completo della Neri Sottoli con la vittoria di Simone Ponzi. Simone Ponzi che non è al via di questa edizione del trofeo La Iguaglia, per lui problemi fisici, una borsite ad un ginocchio per Simone Ponzi, al via invece per la Lampre Damiano Cunego e Ulissi, che è uno dei grandi favoriti quest'oggi. Allora andiamo ad ascoltare le interviste partendo proprio da Diego Ulissi. Diego Ulissi, debutto in Italia in una gara dove possiamo dire sei l'osservato numero uno, l'osservato speciale numero uno. Beh, sicuramente, diciamo, anche grazie al bell'inizio di stagione che abbiamo fatto, sicuramente la condizione è buona e oggi dai, tengo a ben figurare, perché insomma La Iguaglia è sempre una bellissima gara e niente, abbiamo una squadra forte, competitiva e proviamo a fare la gara. Finale di stagione 2013 semplicemente eccezionale, ma anche questo 2014 non è cominciato male, eh? Sì, lo scorso anno diciamo grazie al bel finale diciamo ha fatto passare l'inverno tranquillo e sereno, mi sono riniziato a preparare. In Australia è arrivata una vittoria insomma inaspettata, un bel terzo posto in classifica, quindi insomma sono veramente felice. Adesso cercheremo il cammino più tranquillo e sereno, preparandoci al meglio poi per la Tirreno, Sanremo e per gli appuntamenti che ci saranno. Questo 2014 psicologicamente come lo stai vivendo, come lo vivi? Nel senso, può essere davvero l'anno della definitiva consacrazione? Ma sicuramente in tanti me lo chiedono, in tanti ci sperano, io personalmente la vivo benissimo, insomma vivo tranquillamente di settimana in settimana aspettando gli appuntamenti più congeniali a me. Sicuramente anch'io mi aspetto grandi cose, mi sto preparando alla grande e poi ce la metterò tutta quando gli appuntamenti più importanti si avvicineranno. Senti, la Sanremo, questa pompeiana, preferiresti farla o no? Ma guarda, sono andato a vederlo proprio ieri e sicuramente adesso ho visto che ci sono c'è un po' di strada sbarrata e tutto, soprattutto in discesa. Io la preferirei fare, però
insomma, Sanremo è sempre una gara dura anche, diciamo, alla lunga distanza, però insomma penso che con quella salita in più venga ancora tutta un'altra gara. Marco Marcato, oggi a questo La Iguella possiamo dire in versione chioccia o quasi? Sì, sono, diciamo, il più anziano del gruppo questa trasferta. No, per me comunque è un piacere magari cercare di dare dei consigli ai giovani, anche se insomma di consigli magari me ne danno anche loro a me, perché insomma sono tutti molto forti e sicuramente siamo qui per ben figurare, ecco. Finalmente dopo tanti anni possiamo dire di nuovo in Italia con una squadra italiana. Sì, sicuramente questa è un'ottima realtà e ritornare in Italia fa sempre piacere, anche perché comunque c'è un gran gruppo e sai, si ride, si scherza, quindi fa ben sperare per le prossime corse anche. Ciclismo sempre più tecnologico, avete il computerino sulla bici, se lo possiamo inquadrare, però c'è chi nasconde dei numeri con lo scotch nero, perché? Sì, diciamo, io nascondo un po' quello che è la misurazione dei watt. Per me, io sono un corridore abbastanza istintivo e specialmente durante le corse non mi piace vedere numeri che vanno su e giù, magari ti condizionano un po' e niente, insomma mi piace dare il massimo sempre, quello che cercherò di fare anche oggi. Ragazzi, un minuto d'attenzione. Formazioni italiane del World Tour. Queste sono le immagini del gruppo che si sta avviando verso il chilometro zero. Diego Ulissi, come abbiamo detto anche nell'intervista, l'osservato speciale numero uno, anche se l'onore di avere il dorsale numero uno oggi è stato dato a Niccolò Bonifazio, che è un ragazzo della Lampre Merida, appunto lui che è di Diano Marina, dunque di queste zone, esatto. Possiamo dire. Neoprofessionista, c'è anche un altro ligure ed è Cristiano Salerno di Imperia, che corre invece per la Cannondale. In questo momento vediamo gli attacchi di inizio corsa qua all'uscita di La Iguella. Per fortuna una partenza con il sole, le previsioni non erano poi così buone per questa giornata, per questo venerdì della Iguella, invece prime fasi della gara almeno sotto un bellissimo sole ed anche con una temperatura decisamente ottima. Senza dubbio, rispetto anche comunque alla scorsa stagione dove i corridori sono stati molto sfortunati col tempo, già iniziare il trofeo La Iguella inizio stagione con bel tempo, soprattutto su queste strade che possono essere un po' più pericolose con l'acqua, dà degli stimoli maggiori ai corridori, anche più tranquillità nell'affrontare le salite, soprattutto le discese. Però purtroppo soprattutto in queste zone il tempo ne ha fatti di danni, e come, pensiamo a quella immagine simbolo del mezzo disastro ligure, del treno bloccato sui binari ad Andorra, oppure il movimento franoso, la frana che ha bloccato l'Aurelia proprio in questa zona all'altezza di Capomele, che era inserita nella parte finale del circuito del trofeo La Iguella, e ancora la strada non è stata messa completamente in sicurezza, dunque gli organizzatori hanno dovuto cambiare il percorso. Con la nostra sintesi andiamo subito al primo Gran Premio della montagna, perché al chilometro numero 22 è partita una fuga con quattro attaccanti, con Robinson Chalapud del Team Colombia, Simone Petilli, neoprofessionista della D'Amico Area Zero, Songeso Jim della MTN Quebec e Christophe Laborie. Hanno avuto un vantaggio massimo di 7 minuti. Una fuga che è cominciata sulla prima salita in programma oggi, vale a dire quella verso Balestrino. Qui siamo invece in prossimità del Gran Premio della Montagna di Cima Paravenna. Sì, Cima Paravenna che si affronterà due volte quest'oggi, che è l'ultima salita di giornata. Questo è il primo passaggio dove i fuggitivi sono rimasti in tre e quindi dietro il gruppo sicuramente starà gestendo un po' la situazione per vedere poi dopo nel finale corsa cercare di andare a riprendere questi tre corridori. Ha perso contatto Songeso Jim, il gruppo che cerca di controllare, di tenere sotto controllo questa fuga. Dobbiamo dire che in questo intento ci sono interessate diverse squadre per diversi motivi, Stefano. Per esempio la Lampre Merida per Diego Ulissi, ma anche l'Androni Venezuela, la Bardiani CSF, la Neri Sottoli, che sono le formazioni che puntano invece alla classifica della Coppa Italia. Esatto, che comunque al giorno d'oggi sappiamo tutti che la classifica della Coppa Italia è importantissima, perché
ti consente a fine stagione, vincendo, il diritto di partecipare al Giro d'Italia, e sappiamo tutti perché per queste formazioni il Giro d'Italia è importantissimo, quindi fanno di tutto per poter vincere questa classifica, quindi alle spalle c'è questo controllo per poi dopo cercare di giocarsi la vittoria finale. Siamo ormai in prossimità, in vista del Gran Premio della Montagna di Cima Paravenna, con il cambio di percorso, come abbiamo detto, è cambiato anche l'arrivo, perché prima il traguardo era in direzione da Andorra, l'Andorra e Capomele, per arrivare alla Iguaglia, invece adesso l'arrivo è da Alassio, con l'ultimo strappetto, non particolarmente impegnativo ad essere sinceri, che è quello di Capo Santa Croce. Ormai in vista del traguardo alla Gran Premio della Montagna di Cima Paravenna. Sì, stanno affrontando un po' lo sprint finale per questo Gran Premio della Montagna, ci sono in ballo i punti, c'è una classifica, quindi per queste squadre magari un po' minori sono sempre classifiche molto importanti. E va Christophe Labory. Esatto. A vincere il Gran Premio della Montagna di Cima Paravenna. E adesso possiamo tornare con le immagini qua dalla nostra postazione di La Iguaglia per andare a vedere il finale di questo trofeo La Iguaglia, perché i quattro battistrada in discesa si era riaggregato ai tre attaccanti anche Jim, poi i quattro fuggitivi sono stati ripresi, salita adesso la seconda salita verso Cima Paravenna. Il Gran Premio della Montagna a 30 km dal traguardo. Quando mancavano 5 km al GPM c'è stato l'attacco di tre uomini, due li vediamo ancora inquadrati e sono davanti, si tratta di Patrick Sinkevitz della Meridiana e di Rodolfo Serpa Perez della Lampre Merida. Con loro c'era anche Matteo Rabottini della Neri Sottoli, che poi però non è riuscito a tenere il contatto, e dunque due uomini davanti al comando, José Rodolfo Serpa Perez e Patrick Sinkevitz. Sì, questa loro stanno scollinando nell'ultimo passaggio del Cima Paravenna e ora inizierà un falso piano di 4-5 km per poi affrontare la ripida discesa a Villanova d'Albenga. Questo è un momento molto importante dove gli uomini davanti devono andare d'accordo immediatamente, perché c'è il rischio che dietro si formi un gruppetto che possa riprenderli. Questo è il gruppo, il primo gruppo degli inseguitori, del quale fanno parte anche Damiano Cunego, poi abbiamo visto Finetto con Diego Ulissi. Dal loro ritardo era transitato con 15 secondi di ritardo Matteo Rabottini, a 58 secondi invece la prima parte del gruppo. Lunga discesa per tornare sul mare, per tornare sull'Aurelia, e dunque possiamo andare con la nostra sintesi a vedere proprio gli ultimi chilometri di questo trofeo La Iguaglia. Qua siamo ancora nel tratto in discesa con Patrick Sinkevitz e con Serpa Perez della Lampre Merida. Meridiana invece è la formazione di Sinkevitz. Questa è la parte centrale della discesa, una parte centrale complicata, c'è un susseguirsi di tornanti e dopo delle curve veloci. Per loro è fondamentale ora in questo momento trovare un accordo per cercare di arrivare all'inizio della pianura con un buon vantaggio, dove sicuramente dietro si stanno organizzando per poter rintuzzare i fuggitivi. In questo momento vediamo che c'è sempre la Lampre che sta conducendo il seguimento con davanti il proprio compagno. E soprattutto è la Lampre chiaramente che non organizza proprio l'inseguimento, però è chiaro che la Lampre Merida ora può giocare anche su più fronti, no? Esatto, perché soprattutto davanti Serpa Perez e dietro c'è sempre la Carta Ulissi. Esattamente, poi soprattutto è importantissimo affrontare queste curve nelle prime posizioni, perché potrebbe esserci una caduta e poi gestire l'impostazione delle curve. Sicuramente quando arriveranno in basso alla discesa sicuramente cercheranno un po' di frenare l'inseguimento del gruppo. Incognita, quando poi arriveranno in pianura, torneranno sull'Aurelia, Stefano, il vento, perché bisogna considerare anche le condizioni ambientali. Per il momento tiene, non sta piovendo, però bisognerà fare attenzione al vento. Il vento va a influenzare molto, se ci dovesse essere vento in contro, i fuggitivi potrebbero avere delle difficoltà, mentre con il vento a favore i fuggitivi sempre hanno un piccolo vantaggio o un meno svantaggio rispetto al gruppo che col vento contro si può organizzare, ci sono più uomini che possono fare l'inseguimento, quindi hanno il vento contro può influire minormente.
Questa abbiamo detto è l'edizione numero 51 del trofeo Laguiglia nell'albo d'oro, 32 vittorie italiane, 18 vittorie straniere, l'ultima è stata nel 2007 con un russo, con Mikhail Ignatiev, e nell'albo d'oro tra le 18 vittorie straniere solo due sono state non europee ma statunitensi, la prima nel 1985 con Ron Kiefer, la seconda nel 1993 con un certo Lance Armstrong. Prima vittoria non italiana in assoluto nell'albo d'oro della Laguiglia nel 73 con Eddie Merckx. Qui siamo sotto quasi a fine di discesa, dove c'è una parte molto facile però da spingere con sui pedali, e qui i corridori fuggitivi devono andare d'accordo, trovare un accordo per non farsi riprendere dal gruppo. Questo penso è un momento fondamentale per l'arrivo, perché qui potrebbero guadagnare un buon vantaggio. Il vantaggio dei due nei confronti del gruppo si mantiene però più o meno costante, perché siamo sempre tra il minuto e il minuto e 10 massimo, dunque il gruppo per il momento non sta recuperando su Sergio Perez e su Kiefer. Perché la discesa permette sia ai fuggitivi che al gruppo scendere nello stesso ritmo. In pianura sì che il gruppo, se si organizza, può guadagnare tempo su Serp e su Sinkevitz, ora sta a loro andare d'accordo fino al finale. Serpa ha dietro una squadra che potrà proteggerlo, e questo momento è un momento fondamentale. Come detto te prima, il vento va a influire molto, dipenderà se sarà contro o a favorevole, e vedremo un attimino susseguirsi in questi chilometri. Abbiamo detto in apertura che è stato salvato quasi in extremis questo Laguiglia, e l'organizzazione del comune di Laguiglia con la regia tecnica del GS Emilia di Adriano Amici, che tra l'altro ha visto nascere la propria storia nel ciclismo professionistico proprio in questa gara. Lui, che da dilettante aveva vinto una sessantina di corse, era un velocista, poi è stato professionista dal 69 al 72 senza grandissime fortune, dobbiamo dire, per i professionisti. Per l'amico Adriano Amici un suo miglior risultato è stato un secondo posto alle spalle di Roberto Poggiali in una Coppa Sabatini a Peccioli, e debuttò da professionista proprio al Laguiglia, e vinceva stamani prima del via, vincendo il suo primo trofeo da professionista, perché arrivò, transitò per ultimo sul testico, dunque ricevette questo ciondolo a forma di lumachina, appunto una lumachina d'oro con un rubino che ancora sua moglie porta indossa orgogliosamente. Ritrovarsi a organizzare la corsa sembra una bella soddisfazione anche per Adriano. Eh sì, infatti una bella soddisfazione aver salvato, perché è importante comunque mantenere le tradizioni in uno sport così legato alla propria storia come il ciclismo. Sarebbe stato un peccato perdere quella che tradizionalmente viene considerata un po' la classica di apertura, no, del calendario italiano, anche se adesso non è proprio la prima, perché è già stato disputato il cappello posto nel Vietruschi ad onore. Esatto, però penso anche per tutti gli appassionati, ma anche per i corridori, e anche per quando io ero corridore il trofeo Laguiglia era un po' debutto, l'apertura, la mia prima corsa è stata il trofeo Laguiglia anche da professionista, quindi per i giovani il trofeo Laguiglia ha sempre avuto un